Sì. Castellammare, buonasera a tutti. È con grande piacere che vi porto il saluto del governo italiano, del quale faccio orgogliosamente parte, perché è un governo che vuole essere qui a portarvi la vicinanza totale a voi. Un ringraziamento speciale a Don Salvatore Abbagnale, che mi ha coinvolto in questa manifestazione, grazie anche alla spinta della mia amica e collega Carmen Di Laura, Luigi Iovino, che vedo qui tra la folla, e poi grazie al Vescovo, che con le sue parole ci ha fatto capire la cosa più importante di tutte, che questa manifestazione oggi è la manifestazione riuscita, è un grande successo. Quindi io ringrazio anche la Chiesa, Monsignor Alfano, per aver partecipato a questo evento, che è il successo che mi aspettavo di vedere oggi. E ringrazio tutte le istituzioni qui rappresentate dai sindaci. Come vedete, non c'è solo il sindaco di Castellammare. Per me, vi dico onestamente, è stata una sorpresa, non me lo aspettavo, non ero informato delle presenze degli altri, ma una bellissima sorpresa, perché qui non sappiamo neanche qual è il nostro colore politico. Io lo stavo chiedendo prima ai nostri cari sindaci, che tutti i giorni sul territorio hanno il dovere di affrontare le difficoltà, e noi siamo tutti alleati, indipendentemente da qual è la nostra formazione politica oggi, perché siamo alleati di questi signori che vedete alle nostre spalle, le forze dell'ordine, alle quali dobbiamo il fatto, vi ringrazio per l'applauso che va fatto, dobbiamo una cosa importante, tutte le brutte notizie che non ascoltiamo mai. E questa è una cosa che noi non possiamo scrivere sui giornali. Sapete quante cose non accadono perché ci sono questi signori alle nostre spalle che vigilano su di noi? E questo è il più grande esempio che ci dobbiamo prendere e portare a casa da questi signori. Così come vi porto anche il saluto di Giovanni, che ho sentito stamattina e l'ho sentito raggiante, con voglia di tornare in servizio. Quindi una persona che vuole ancora di più dare il servizio, mi ha detto: guarda sottosegretario, lo farei altre 100 volte se mi dovesse ricapitare. E questo vi fa capire cosa significa essere al servizio dello Stato, al vostro servizio. Siamo tutti dalla stessa parte, e questa è la cosa più bella di tutte che mi ha spinto a partecipare. E la cosa che mi ha detto anche oggi, che secondo me le parole sue sono quelle più significative, mi ha detto: io ho sentito vicino alla città di Castellammare. Quindi lui già sa, ha capito perfettamente che questa è la città di Castellammare. Quindi noi dobbiamo e abbiamo il dovere quest'oggi di portare in Italia, in tutta Italia, a dire che questa è la città di Castellammare, non quella delle immagini pietose di quella rissa infangante, infamante, che non rende giustizia alla bellezza di questo territorio. E siamo di più, speriamo di essere all'altezza, di essere di più noi che abbiamo responsabilità di governo a tutti i livelli istituzionali, speriamo di essere di più, perché agiamo. Agire è fondamentale. Ognuno di noi, immaginate se spontaneamente ci fossimo riuniti tutti nel momento in cui accadeva quell'episodio. Forse chi voleva alzare le mani, chi voleva fare qualche gesto violento, ci avrebbe pensato 3, 4, 100 volte prima di farlo. Mi fa piacere sapere anche, perché questa è una caratteristica bella e importante anche che la Chiesa ci insegna, che quando ci si redime è una cosa bella, e mi fa piacere sentire che tutte queste persone sono sicuramente, pentite di quello che hanno fatto. Questa è una cosa importante, perché anche il messaggio di gente che ha capito che ha fatto un errore enorme, e lo ha fatto nei vostri confronti, non solo nei confronti di Giovanni Ballarò. Quindi ha capito di aver sbagliato nei confronti della città della quale fanno parte. E questa è la cosa più grave, e non può essere, passatemi questa sottolineatura, essere pronti a risarcire. Non funziona così. Chi fa degli errori deve essere pronto a pagare per gli errori che ha fatto, ma non economicamente,
Non è una questione di soldi. Qua non parliamo di soldi. Qua parliamo di rispetto per le istituzioni e in più per rispetto dei cittadini. Perché io lo so e posso immaginare, mi porto avanti con un'immaginazione e dico forse qualcuno non aveva visto la divisa. E allora è più grave o meno grave che qualcuno abbia agito pensando che quello fosse un cittadino da poter malmenare? Per me è grave, allo stesso livello, perché non si aggrediscono le forze dell'ordine, ma non si aggredisce un nostro cittadino, un nostro fratello che vive con noi nella stessa città. Questo non si può accettare. E allora ho letto dalle pagine dei giornali che Castellammare di Stabia è candidata a Città della Cultura 2022. Facciamo anche un applauso alla cittadina che si vuole candidare a 2022. E allora dico questo: dal momento che c'è questa unità di intenti, questa unità istituzionale, questo modo di essere bellissimo, che è quello un po' che caratterizza anche, consentitemi di dire, noi campani, no? Il fatto di saperci stare vicino nei momenti difficili in maniera anche partecipata, in maniera così decisa. Allora io, per quello che ho potuto e per quello che ho già detto al sindaco, vorrei che da oggi partisse da questa cittadina e di tutte le città limitrofe, con tutti gli altri sindaci, con tutte le istituzioni, un movimento che spinga Castellammare di Stabia a diventare effettivamente Città della Cultura 2022, perché è con quell'arma e con quello strumento che a Castellammare non succederà mai più e faremo dimenticare quell'episodio così triste e increscioso che stiamo raccontando oggi e che ci spinge ad essere qui. Guardate, io lo cerco, ho imparato anch'io a capire il mondo delle forze dell'ordine, che non è facile. Io avevo anche la mia famiglia, mio padre che era maresciallo dell'aeronautica, che mi ha fatto capire da subito, da quando ero bambino, cosa significa far parte delle forze armate e delle forze dell'ordine. Però c'è una cosa che dobbiamo tutti capire: noi non ce l'abbiamo Minority Report, noi non possiamo fare il, come dire, l'intervento preventivo. I signori qui dietro non possono immaginare che qualcuno vada con un motorino a investire qualcun altro, non lo possono fare. Quindi abbiamo il dovere, ognuno di noi, di fare la nostra parte con un solo strumento, ed è qui che chiamo in causa le scuole, la cultura cittadina. È quella la prima difesa contro la violenza, la criminalità organizzata e tutto il male di cui subiamo, ma contro il quale siamo pronti e decisi a combattere. La mia presenza qui oggi è per dare il massimo sostegno, il massimo supporto a 360 gradi, caro sindaco, Monsignor Alfano, consideratemi un vostro segretario per qualsiasi cosa dovesse essere necessaria per questa città, per poter rilanciare l'immagine di legalità di Castellammare di Stabia. Grazie a tutti. Grazie al sottosegretario per le parole, grazie a voi, al vescovo, al sindaco, agli altri sindaci, alle istituzioni.